Ciao, oggi ti mostro come preparare i cuori di carciofo e tonno. Verso un filo d'olio e la cipolla tritata finemente in una padella, aggiungo le spezie. I carciofi che ho precedentemente pulito e privato dalle forme esterne più dure e l'acqua per facilitare la cottura. Copro con il coperchio e lascio cuocere per circa 10-15 minuti, dopodiché li prelevo e li trasferisco nel boccale del frullatore e frullo con il mini beeper fino a ottenere una crema. Rompo poi l'uovo e divido il tuorlo dall'albume, quest'ultimo lo aggiungo al composto, frullo ancora fino a che non noto che il composto diventa più montato, inserisco infine anche il tonno. Dopo aver preparato il panetto di pasta brisée, di cui trovi molteplici varianti sul mio canale e di cui ti lascerò il link qui in alto nelle schede, la stendo tra due fogli di carta forno con l'ausilio del mattarello. Dopodiché con un coppapasta ricavo dei cuori. Sposto il tutto su una teglia. Verso un cucchiaino di ripieno al centro della metà dei cuori, copro con i cuori di pasta brisée e sigillo i bordi con i rembi di una forchetta per non far uscire il ripieno. Spennello la superficie con il tuorlo d'uovo, decoro con i semi di papavero e cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti. Eccoli appena sfornati, sono venuti veramente bene. E poi che goloso momento, scoprire il ripieno che costituiscono al loro interno. Se la ricetta ti è piaciuta regalami un like, condividila sui social ed iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. A presto, bacioni!